Microfono. È un grandissimo onore essere su questo palco al fianco di Matteo Salvini. Non ha bisogno di presentazioni, lui è instancabile, è infaticabile, ogni giorno combatte in prima linea per tenere alta la bandiera della Lega. È assolutamente instancabile e infaticabile, l'abbiamo detto, la verità però è che è attaccato ogni giorno in maniera vergognosa dagli avversari, dai giornalisti, dai magistrati, ma la realtà è che la maggioranza degli italiani lo rivorrebbe ministro dell'interno al posto della fallimentare gestione della Lamorgese. E la verità è che l'unico argine alle politiche scellerate della sinistra che vorrebbe il DDL Zan, lo Ius Soli, le tasse, le droghe libere, questo argine oggi è qui con noi e si chiama Matteo Salvini! Grazie, e io penso che vedendo le immagini di questa piazza a Roma e dintorni, ma anche a Varese, qualcuno nella sede del Partito Democratico cominciare ad avere un po' di preoccupazione, vi dico grazie per essere qua. Si confrontano due visioni del mondo diverse, non solo sulla viabilità di Varese, sul Politeama, sui parcheggi, sulle periferie, sul Sacromonte. Ci sono proprio due visioni del mondo diverse e sta a voi scegliere. Da una parte c'è qualcuno che ha come priorità lo Ius Soli, il DDL Zan, nuove tasse e la droga libera. Dall'altra parte c'è la vita di questo paese, no agli sbarchi, no alle tasse, no alla droga libera. Perché la droga fa male, ragazzi. Quindi c'è a sinistra qualcuno che vorrebbe cancellare quota 100 e confermare il reddito di cittadinanza. Ora io penso che aiutare chi non può lavorare, e quindi lo chiarisco, aiutare i disabili, aiutare chi ha la schiena a pezzi, aiutare chi ha lavorato una vita ma non ce la fa più, è un dovere. Quindi mantenere un aiuto per chi non può lavorare è sacrosanto, ma avrò l'onore di firmare io l'emendamento alla legge di bilancio per togliere quei miliardi di euro sprecati e regalati a chi non ha voglia di lavorare, a chi sta a casa a non fare una mazza 800 euro al mese. Quindi chi sceglie PD e 5 Stelle anche a Varese fa una scelta su Varese, ma non fa una scelta per l'Italia: cancellare quota 100 e confermare il reddito di cittadinanza. Chi sceglie la Lega a Varese fa la scelta opposta: confermare quota 100 e togliere il reddito di cittadinanza a quelli che non meritano di prenderlo. Sono scelte. Poi noi siamo al governo per fare i cani da guardia. In queste ore lo diceva Giancarlo, si sta leggendo sui giornali, qualcuno vuole aumentare la tassa sulla casa, qualcuno vuole mettere la tassa patrimoniale sui risparmi, qualcuno vuole mettere la tassa di successione. La prima cosa che ho chiesto ed ho avuto precisa garanzia dal presidente Draghi quando la Lega ha fatto la scelta di amore per l'Italia di entrare al governo è di non mettere nessuna nuova tassa, e io vi do la mia parola d'onore in questa piazza che la Lega al governo significa che non ci sarà nessuna nuova tassa, se ne pagano già abbastanza, la paghi Letta la tassa sulla casa, visto che di solito i compagni, lo dico senza nessuna invidia, e torno a questa estate, 30 secondi, ormai ci sono tanti ragazzi in questa piazza, 30 secondi di storia Instagram, per chi si fosse perso la vicenda di una nostra collega senatrice, in gamba, del Partito Democratico, in gamba, brava a fare il suo lavoro, a cui quest'estate è successa una roba strana, che a me non è mai successo però, la senatrice Cirinna è una collega, io non do giudizi,
Ricordo cosa è successo intorno a Ferragosto per chi se lo fosse perso, perché era impegnato a lavorare, a studiare, a fare altro, come cambiano i tempi. Ebbene, la senatrice Cirinà, è tutto riscontrabile sui giornali, finito il comizio, uno può andare a verificare, però è giusto sorridere o incazzarsi a seconda dei casi. Quest'estate si lamenta perché dice in un'intervista al Corriere della Sera: per me è stata un'estate difficile perché la mia cameriera personale superpagata mi ha lasciato senza preavviso e io per qualche giorno ho dovuto cucinare e stirare. E uno dice: disastro, eh. A chi? Qua immagino ci siano un po' di donne che cucinare, stirare e far la spesa lo fanno tutti i sacrosanti giorni all'anno. Ma perché lamentava questa sfortuna? Perché ad aggiungersi a questa sventura di perdere la cameriera a Ferragosto nella sua mega villa di Capalbio, e lo dico senza nessuna invidia perché se ce l'ha vuol dire che se l'è meritata e pagata, però quale altra disavventura è successa alla compagna senatrice del PD? Che nella cuccia del cane, tornando a casa una sera, ha trovato... Qua, quanti hanno il cane? Alzi la mano chi ha il cane. Cioè, ci sono più cani che abitanti qua a Varese. Sono... vabbè. Varese è una città giardino e a misura di cane. Bene. Ma perché ve l'ho chiesto? Non perché sono scemo. Perché la senatrice Cirinà, tornando a casa nella sua mega villa di Capalbio quest'estate, avendo perso la cameriera che maledetta se n'era andata costringendola a cucinare e lavare i piatti, non sia mai, tornando a casa ha trovato nella cuccia del suo cane 24.000 euro in contanti. 24.000 euro in contanti in banconote da 500 arrotolate. Ora, sarà sicuramente stata una sorte, io mi sono sentito uno scemo. Perché io ho avuto il cane per tanti anni e non ho mai trovato un cazzo nella cuccia del cane, ma neanche 20 centesimi. Avevo il cane sbagliato, evidentemente. Però, essendo davanti al tribunale di Varese, mi domando se avessero trovato 24 euro nella cuccia del cane di un leghista, sarebbero arrivati i caschi blu dell'ONU e la polizia di mezzo mondo. Però... cambiano i tempi, voi cambiate il cane, tu con quel cagnolino lì mi si, stasera a casa non trovi manco le crocchette, così a occhio. Però per dire che io non giudico, però prima a Busto e poi a Gallarate ho trovato alcuni signori, e questa è la cosa che mi fa più piacere, come li ho trovati ieri a Savona, che mi hanno detto: Salvini, io sono venuto a sentirti, non sono mai venuto a un'iniziativa della Lega, anzi io per una vita ho votato a sinistra, però devo ringraziare voi della Lega, perché la sinistra che io ho votato per 30 anni e in cui ho creduto per 30 anni era quella che mi aveva regalato la legge Fornero, e voi mi avete liberato dalla gabbia della legge Fornero. È questa la differenza. Io sono sicuro che anche in questa piazza c'è qualcuno che credeva nei valori della sinistra, ma di un tempo. Io quando ero piccolo e sentivo Berlinguer, uno poteva essere d'accordo o non essere d'accordo, però parlavi di fabbriche, di operai, di insegnanti, di studenti, di agricoltori, degli ultimi, di quelli coi calli sulle mani. Oggi la sinistra è passata da Berlinguer a Fedez e a quelli che vogliono farsi le canne tranquilli in casa loro. Segno dei tempi. Segno dei tempi. Quindi per noi al centro c'è il lavoro e Varese nel modello, c'è la scuola e stiamo battagliando in Parlamento per garantire il diritto alla scuola a tutti i bambini, a tutti i ragazzi, nessuno escluso. Non ci deve essere neanche uno studente che rimane fuori da scuola. E va bene la salute, e io ringrazio Attilio Fontana, ringrazio tutti i medici, gli infermieri, i volontari di Regione Lombardia, che ha dato lezione al mondo di come si risolleva da una catastrofe senza piangersi addosso. E quindi io sono uno dei 40 milioni di vaccinati, l'ho fatto per mia scelta, ma sono convinto che questo non mi dia il diritto di imporre per obbligo la mia scelta sulla testa di qualcun altro, soprattutto sui bambini. Perché sulla salute dei bambini e dei ragazzini non si gioca, non si scherza. E pensate che noi abbiamo dovuto dar battaglia questa settimana in Parlamento per garantire una cosa che dovrebbe essere normale, e abbiamo dovuto fare emendamenti, fare interventi, ordini del giorno, alla fine ci hanno dato ragione per garantire che cosa? Il fatto che mamme e papà che hanno bimbi disabili potessero accompagnarli in classe
anche senza il Green Pass. Io penso che sia una questione di civiltà. Il bimbo disabile non solo ha diritto di essere accompagnato, ma di essere coccolato dalla mamma e dalla maestra. E semmai la vergogna è che non ci sono abbastanza insegnanti di sostegno per garantire il diritto allo studio e il diritto alla vita ai nostri ragazzi disabili, che meritano più di altri, non meno di altri. E lo dico da milanese. E lo dico da milanese, non so come siate messi a Varese, stamattina ero a Milano, ero in una periferia milanese e io ho un sindaco del PD anche nella mia città e spero che i milanesi come i varesini gli diano l'avviso di sfratto, perché se avesse speso un po' meno soldi per fare piste ciclabili in mezzo ai negozi e avesse usato quei soldi per abbattere le barriere architettoniche avrebbe fatto qualcosa di giusto. Varese ha barriere architettoniche zero, zero barriere architettoniche a Varese. Questo sì che è un progetto. E vedo dei ragazzi non udenti che sono qua in piazza e li ringrazio, perché grazie alla Lega, al governo, loro lo sanno e così nel linguaggio dei sordi vuol dire grazie, ma tutti noi che abbiamo la fortuna di sentire dobbiamo ricordarlo che l'Italia era l'ultimo paese al mondo a non riconoscere la lingua dei segni. Grazie alla Lega da quest'anno la lingua dei segni è riconosciuta ufficialmente e l'interprete della lingua dei segni è un mestiere come tanti altri. Questa è politica, questa è passione. Certo, uno dice bravo, bravo, voi battete le mani, bravo Salvini, però alzatevi voi domani mattina con alleati di governo Letta, Conte e Di Maio. Bravo, bravo, e quello vuole lo Ius Soli, e quello vuole la legge elettorale, e quello vuole il DDL Zan. E lo chiarisco, ne parlava Matteo. DDL Zan, ognuno è libero di amare chi vuole. Per me in questa piazza ci sono tante donne, tanti uomini e tanti ragazzi. A me non interessa se in questa piazza ci sono eterosessuali, omosessuali, transessuali, gay, lesbiche. Ognuno della sua vita privata fa quello che vuole e ognuno ama chi vuole senza che nessuno si possa permettere di criticare, di insultare, di aggredire. Quindi ognuno fa quello che vuole, ma noi perché da mesi stiamo combattendo per bloccare questa schifezza del DDL Zan? Perché con la scusa del diritto all'amore, della difesa dei diritti all'amore che è sacrosanta, porta nelle scuole elementari, sui banchi di bambini di 6 e 7 anni, teorie che per quello che mi riguarda a scuola non ci entrano, perché l'educazione di un bambino spetta alla mamma e al papà, non allo Stato o qualche associazione strana che organizza robe strane, alla mamma e al papà, questo è. E pensate che a sinistra c'è qualcuno che dice che la parola mamma è discriminatoria, ma se uno pensa che la parola mamma è discriminatoria ha un problema qua, perché la mamma e il papà sono le parole più belle del mondo. Viva le mamme e i papà, i bimbi, le bimbe, i nonni e le nonne. Anche perché io da papà non ho mai capito se ero genitore 1 o genitore 2. A occhio, capendo come funziona, ero genitore 3. Quindi, però è inutile litigare anche su quello. La famiglia, il lavoro, la scuola, i diritti di vita, di civiltà e di vivibilità per tutti, in primis per chi ha una disabilità. Pensiamo all'autismo, che entra in milioni di case di famiglie italiane. Non possono essere abbandonate mamme e papà con un figliolo autistico. Pensiamo alla malattia psichiatrica, chiusi i manicomi come si fa di solito all'italiano, uno dice ho risolto il problema e invece lascio il problema a carico delle famiglie che vivono nella disperazione, o nelle carceri, a carico dei poliziotti che hanno a che fare con delinquenti che alzano le mani tutti i giorni. E permettetemi, non da ex ministro ma da italiano, di ringraziare donne e uomini delle forze dell'ordine che sono uno dei volti migliori del nostro paese. Viva le divise, sempre e comunque. E chi ha paura della divisa è perché qualcosa da nascondere, perché una persona per bene non ha paura. Anzi, a Varese ci vorrebbe qualche poliziotto in più e qualche carabiniere in più. E i vigili urbani che fanno qualche multa in meno e qualche controllo in più. Quindi
In bocca al lupo, qua Matteo non può vincere le elezioni al secondo turno, anzi mi incazzo se vinciamo le elezioni al secondo turno. Vi chiedo di scegliere il cambiamento a Varese subito, al primo turno, si vince il 3 e il 4 ottobre. E poi al ballottaggio venite a darmi una mano a Milano che abbiamo bisogno. Facciamo questo accordo? Quindi in bocca al lupo, poi l'hanno scelta apposta la piazza per prendermi in giro, piazza del Tribunale. C'ho già i miei problemi. A proposito, io ringrazio per le sue battaglie un gentiluomo e chiunque dica il contrario dice una menzogna, come Attilio Fontana che ne sta subendo di tutti i colori e ha solo aiutato la sua gente, fatto il bene della sua gente. Andassero a indagare nelle sedi del PD e del Monte dei Paschi di Siena invece di andare a indagare in Regione Lombardia. E... no. Ma chi è la Morgese? Non la conosco. No, ho capito signora che non le sta simpatica, però lo dica a me. Quindi, ciao. Che attenzione, non è un problema personale, perché sarà una persona simpatica, ha fatto il prefetto, però il ministro della scuola è pagato per mandare i ragazzi a scuola. Il ministro della cultura è pagato per aprire i teatri e i musei, il ministro del bilancio è pagato per far quadrare il bilancio, il sindaco è pagato per fare il sindaco, il ministro dell'interno è pagato per garantire la sicurezza dei cittadini. Ora io mi domando com'è possibile che lo stesso ministro quest'estate trovasse il modo di mandare i poliziotti a controllare il Green Pass al parrucchiere che c'ho lì davanti e nel frattempo abbia fatto sbarcare 40.000 clandestini senza limiti, senza regole, senza controlli, senza tamponi, senza vaccini, senza presente, senza futuro. Quindi tengono le discoteche chiuse condannando i ragazzi e poi permettono rave party abusivi a base di droga e alcol per 6 giorni nel cuore dell'Italia. In qualunque altro paese un ministro così si sarebbe già dimesso. Però pazienza, noi dobbiamo lavorare con pazienza, con costanza. Vogliono aumentare l'IMU? La Lega dice di no. Vogliono tornare alla legge Fornero? La Lega si impegna per evitare il ritorno alla legge Fornero. Vogliono approvare lo Ius Soli per regalare la cittadinanza? No. Vogliono approvare il DDL Zan? No. Ecco, però questo, ricordatevelo, perché io capisco anche, li ho visti in piazza prima, qualcuno che mi ha detto, però Matteo, siete soli in questo governo. E mi ha detto, ma è il caso di rimanere in questo governo? E la mia risposta è stata sì, perché io l'Italia per 2 anni in mano a PD e 5 Stelle non la lascio. Io l'Italia tutto tasse, sbarchi, io non la lascio. Certo, ci sta costando fatica, fegato grosso e magari qualche punto nei sondaggi, sì, però per me Varese e l'Italia viene prima dei sondaggi. Se vogliono uscire dal governo ci escano Letta e Conte dal governo, noi stiamo qua e prendiamo per mano questo paese e lo riportiamo laddove merita di stare. Quindi si mettano l'anima in pace e devo dire che sì, sto girando, ho perso 8 kg, sono contento e quindi come si vede signora? Ma non deve dire si vede. Deve dire, ma no, stava bene anche prima. Vabbè, fa niente, comunque. No. Ma noi infatti il Matteo Bianchi, poi però, pensate solo a questo. Io fossi a Varese e magari mi disinteresso di politica e magari decido gli ultimi 2 giorni per chi votare, però di là c'è uno che ha fatto il sindaco per 5 anni e passa il tempo non a dire quello che ha fatto, ma insultare l'avversario e la Lega. Di qua c'è uno che stava tranquillo in Parlamento a guadagnare molto di più e invece fra lo stipendio di Roma e la sua città Varese ha scelto Varese. E solo questo dovrebbe far pensare, solo questo. E invece
e poi la chiudo perché è sabato sera per tutti. Peraltro sta anche giocando l'Inter, quindi vado avanti a parlare a lungo, così almeno chi se ne frega. No, non so cosa sta facendo, però conto sul miracolo. Sta vincendo? Vabbè, però conto sull'amico Mihajlovic da qui a fine partita, vediamo. Però altri 30 secondi a proposito di chi lascia il Parlamento per venire a amministrare la sua città e chi invece torna da Parigi per andare in Parlamento. Monte, altra piccola storia Instagram, 30 secondi, Monte dei Paschi di Siena. Il 3 ottobre si vota a Varese, si vota a Busto, a Galarate, a Milano, a Roma, a Torino, a Bologna, a Trieste, a Isernia, in 1200 comuni. In Regione Calabria, dove sono stato e dove tornerò, perché c'è tanta voglia di lavoro da quelle parti, io devo restituire onore alla Calabria, che non è solo 'Ndrangheta, ma sono tanti ragazzi che vogliono stare a casa loro, a fare il loro lavoro senza scappare, quindi io ci torno e ci torno e ci torno ancora in Regione Calabria. Però si vota, e voi non lo sapete perché le televisioni non lo raccontano, si vota a Siena. Ma non per il sindaco, si vota per eleggere il parlamentare di Siena, a Siena in altri 35 comuni, Montepulciano, Chianciano, Montalcino, bei comuni, 36 comuni. Perché si vota per eleggere il deputato di Siena? Perché il deputato di Siena, che era stato eletto a Siena, anche se era di Roma, si è dimesso. Chi era? Era l'ex ministro Padoan, quello che faceva il ministro del bilancio. Da ministro del bilancio regala alcuni miliardi di euro pubblici al Monte dei Paschi di Siena. Dopo, dove si candida lui che è di Roma, a Siena. Quindi da ministro dà i soldi a Siena, al Monte dei Paschi si candida a Siena, viene eletto a Siena. Poi cosa fa? Si dimette da Siena. Perché si dimette? Perché va a fare il presidente di una banca. Va a fare il presidente della banca Unicredit, e quindi uno non può fare il presidente della banca e il parlamentare, smette di fare il parlamentare e va a fare il presidente della banca. Ad agosto esce una notizia, c'è una banca che sta trattando per comprare il Monte dei Paschi di Siena. Qual è quella banca? Unicredit. Cioè fa il ministro, dà i soldi al Monte Paschi, soldi pubblici, miliardi di euro vostri, per Siena, si candida a Siena, viene eletto a Siena, si dimette a Siena, va a fare il presidente di Unicredit. Unicredit sta trattando per comprare il Monte dei Paschi, ma attenzione, sarebbe un acquisto molto particolare. Qua ci sono degli imprenditori, dei commercianti, dei liberi professionisti. Ebbene, Unicredit per comprare Monte dei Paschi di Siena non deve pagare dei soldi, ma viene pagato. Cioè Unicredit prenderebbe 5 miliardi di euro di denaro pubblico per comprare il Monte dei Paschi di Siena, che dopo tutti i soldi dati è tornato in attivo, licenziando 7.000 dipendenti, chiudendo centinaia di sportelli. E chi si candida a Siena per il PD dopo che quello che c'era va a fare il presidente della banca che deve comprare la banca di Siena con i soldi dati dal governo? Enrico Letta. Non è una cosa che vi fa schifo? A me è una cosa che fa profondamente schifo. Ditemi se è un paese normale, dove il PD prende l'Italia per un bancomat per farsi gli affari suoi. E io vorrò pubblicare, veniamo qua a leggere in piazza Cacciatore delle Alpi, l'elenco di tutti i partiti, di tutti gli imprenditori amici e di tutte le associazioni di sinistra che hanno preso milioni di euro dal Monte dei Paschi di Siena, non li hanno restituiti e li hanno fatti restituire a voi. Lì sì che c'è qualcuno che dovrebbe finire in galera, non su questo palco, ma nel sedi di qualche partito che poi viene a Varese a farci la morale. Detto questo, avanti a testa alta, io in un tribunale vero, non a Varese ma a Palermo, ho l'appuntamento e l'udienza fissata sabato 23 ottobre alle 9:30 della mattina per rispondere dell'accusa di sequestro di persona, pena prevista 15 anni di carcere perché ho bloccato gli sbarchi. Vado in quel tribunale col sorriso, con gioia e a testa alta, a nome vostro, perché ho fatto il mio dovere e l'ho fatto con orgoglio e con piacere. Viva Varese, viva Matteo Bianchi, viva la Lega e viva le donne e gli uomini liberi di questa piazza. Grazie di cuore a tutti voi.
Qualcuno vuole fare una foto? La fate con lui. È più bello, è più magro. No, va bene, come ci organizziamo per evitare casino, scusate? Da che parte si entra? Prima fate due battute. Si entra dalla mia, ovviamente, destra. E a sinistra non mi viene da dire. Si entra dalla mia destra, mi fermo fino a che non ho fatto.